Lanciato con successo mercoledì 11 febbraio alle 14.40 ore italiane, il velivolo spaziale europeo IXView, Intermediate Experimental Vehicle. Non sono mancati gli imprevisti. Il lancio è avvenuto con 40 minuti di ritardo dopo che, a causa di un problema di perdita dei segnali di telemetria tra la rampa di lancio e la sala di controllo, era stato arrestato il countdown. L'Europa alla conquista dello spazio, anche se con un piccolo imprevisto, è stata un successo la missione del mini shuttle tutto europeo. Partenza alle 14.40 ore italiana, causa ritardo tecnico, dal centro spaziale di Coru nella Guyana francese. Dopo 100 minuti lo splashdown, ovvero il tuffo nel Pacifico. Il lancio avvenuto a bordo del razzo Vega ha tenuto tutti col fiato sospeso. L'Agenzia Spaziale Italiana è in prima linea in questo progetto con un contributo economico del 40%, ovvero circa 150 milioni di euro. Lo spazioplano è ritenuto tra i possibili eredi dello Space Shuttle ed è il primo veicolo europeo a essere pensate per il rientro atterrico. Il tricolore domina in questa missione europea, infatti è legittima la soddisfazione e l'orgoglio dei tecnici dell'Agenzia Spaziale Italiana. I programmi della navicella XV e quelli del lanciatore Vega sono stati realizzati dall'Agenzia Spaziale Europea grazie al rilevante contributo tecnico e finanziario dell'Agenzia Spaziale Italiana. È made in Italy il lanciatore, che è stato progettato e realizzato in Italia dalla LVN dall'Avio, e lo è la navicella sperimentale XV, anch'essa progettata e realizzata a Torino da un pool di competenze guidata da Thales Alenia Space, con il contributo del CIRA, il Centro di Ricerca Aerospaziale. Il quale ha supportato la fase di sperimentazione dell'aerotermodinamica, il supporto al drop test e alle operazioni di lancio della Selex, della Alenia Aermacchi, di Avio stesso e di alcune università italiane, del CNR e di tante piccole e medie imprese nazionali. Italiano è anche il centro di controllo di Torino, che ha gestito e monitorato tutte le operazioni di volo, e anche la stazione di lancio di Malindi è gestita dall'Agenzia Spaziale Italiana. La nave ha recuperato al rientro la navicella con il contributo tecnologico fornito dal telespazio con la rete di comunicazione. Si è trattato del primo esperimento di rientro controllato suborbitale di un velivolo spaziale in atmosfera da parte dell'Europa. E fu un tipo di esperimento fondamentale per poter studiare le caratteristiche di stabilità e di controllo d'assetto del velivolo e quello aerotermodinamiche, qualcosa che per l'Europa costituisce ancora oggi materia di sperimentazione, perché gli altri paesi che hanno sviluppato tecnologie analoghe, Unione Sovietica e Stati Uniti a partire dagli anni 60 del secolo scorso, ma anche quelli paesi più di recenti come la Cina e l'India, non condividono, per ovvi motivi di riservatezza, le proprie conoscenze scientifiche e tecnologiche nella delicata fase del rientro atmosferico. Il successo della missione conferma l'affidabilità e la versatilità del lanciatore Vega, al quarto lancio positivo su 4. Questa missione, a differenza dei precedenti lanci, il Vega ha rilasciato XV a una quota suborbitale a circa 330 km, per poi compiere un'ulteriore salita fino a 440 km di altezza ed iniziare da lì una vertiginosa discesa in atmosfera alla velocità di 27.000 km. È prevista una fase molto interessante di analisi dei dati assegnata al CIRA, che già ha precedenti esperienze su valutazioni di dati di questo tipo. Infatti, i dati sperimentali acquisiti con questa missione e la loro analisi sono i tasselli fondamentali per la progettazione e la realizzazione di possibili futuri sistemi di rientro europei. I finanziamenti per il programma ci sono, visto che nel corso della recente conferenza ministeriale dei paesi dell'ESA svoltosi in Lussemburgo ai primi di dicembre è stata presa la decisione di finanziare il programma che prevede lo sviluppo di tecnologie per velivoli spaziali di rientro e terra. Per il programma CIRA, forte delle rilevanti esperienze tecnologiche e scientifiche maturate nei programmi Unmanned e XV, si candida a ricoprire un ruolo di primissimo piano.